Negli ultimi anni in Italia e in Abruzzo gli affitti sono in continuo aumento. Per studenti fuori sede, lavoratori e giovani coppie è sempre più difficile trovare casa. Le istituzioni in tutto questo dovrebbero aiutarci e invece questo è il contributo che danno. Molti paesi europei puntano su una mobilità pubblica sostenibile. Anche Pescara potrebbe diventare una città più vivibile, migliorando le sue corse bus diurne, istituendo delle corse bus notturne e migliorando la sua rete di piste ciclabili. Nella nostra città esiste un solo polo aggregativo, Pescara Vecchia, un luogo dove tutto ruota intorno al consumo. Ci sono tanti spazi pubblici inutilizzati che potrebbero essere destinati all'aggregazione giovanile, alla creatività e al divertimento. L'ex tribunale ne è un esempio.